Allora, questo è il talk che porterò al Mini Agile Day di Trento settimana prossima. Quindi, se avete feedback anche su come sto presentando cose di questo tipo, sono ben accetti, così mi perfeziono nel tempo fino a che mi manca. Anche violenti, aggressivi. Anzi, grazie che lo stai presentando. Quindi. Ok, allora inizio a raccontarvi un po'. A me è sempre piaciuto costruire prodotti. Per prodotti intendo spesso quelli di piccole start-up, le persone che hanno un'idea e cercano di svilupparla. Mi è sempre piaciuto, infatti, già quando ero freelance, già quando ero universitario, scusate, ho iniziato a svilupparne alcuni. E vorrei iniziare a raccontarvi la storia di uno di questi. Chiaramente il nome è finto, perché gli teniamo riservatezza, come gli altri nomi e gli altri numeri che vedete in questa presentazione sono tutti verosimili, tutte storie reali, ma chiaramente camuffate in vari modi. Il nostro progetto si chiama Biglietto. È un progetto sui biglietti da visita. Diciamo che è un progetto che è relativamente promettente, ha un buon numero di registrazioni, comunque un po' di gente si registra a questo sito per usarlo. Ha una qualità del codice accettabile, no, non è un capolavoro, ma funziona nonostante tutto. Riscuote un buon interesse, ha ricevuto un premio, è stato esposto a alcune delle fiere principali di quel settore e chi c'è dentro ha un buon numero di contatti. Quindi diciamo che partiamo abbastanza fiduciosi. Quello è stato un po' un caso esemplare di come ho visto fare il planning in maniera un po' più istintiva, diciamo. Il prossimo focus veniva scelto appunto seguendo l'istinto dei founder o l'entusiasmo, se vogliamo dire così. Pensando sempre che la prossima funzionalità sarebbe quella che ci avrebbe fatto fare il salto, quella che chiamano OKC, quando la tua base utente inizia a crescere all'improvviso in maniera virale. Ecco, e quindi cercavamo sempre di aggiungere funzionalità a questo nostro prodotto, che però non portavano al risultato che abbiamo visto prima, non ci portavano a raggiungere un hockey stick all'improvviso a migliorare la nostra efficacia sul mercato. Piuttosto, diciamo che diventava un prodotto di questo tipo qua, sostanzialmente un accatastarsi di funzionalità una sopra l'altra, usate da non si sa bene se alcuni utenti o meno. E questo mi ha fatto pensare, perché mi è capitato una volta. Mi è capitato più volte di trovarmi in queste situazioni. Mi sono detto, ci sarà un modo migliore di portare avanti dei progetti? Ci sarà una modalità un po' più efficace che farsi guidare semplicemente dall'istinto? E ho trovato una frase illuminante recentemente che spiega un po' questa cosa, che è presa da Lean Analytics, che è un libro di cui dopo vi parlo. Che dice: "Goods matter, you've got to test them." Quindi quello che sentite nella pancia, il vostro istinto, le vostre sensazioni sono importanti comunque, bisogna tenerne conto. Però dobbiamo testarle, perché gli istinti sono esperimenti, i dati sono la prova. Ok? Quindi vanno benissimo le idee che ti vengono, sono molto importanti. È importantissimo portarle avanti, ma devi sostenerle con dei dati. E ci sono tantissimi modi di raccogliere dei dati, di test, tanti modi di prendere metriche, addirittura qualcuno come Etsy usa delle strategie che si chiamano Measure Everything, per cui hanno praticamente metriche su qualsiasi aspetto dell'azienda che raccolgono per svariati motivi, sia di monitoring sia di business. E
e tra tutte queste modalità più o meno costose, io ho trovato la mia soluzione nelle Pirate Metrics. Però vorrei dell'acqua a questo punto. Sì, provo da prendere. Questa, grazie. Allora, come funzionano le Pirate Metrics? Sostanzialmente c'è questo signore che si chiama Dave McClure, che è stato manager per PayPal, per Microsoft, ha fondato poi dopo un venture capital di cui non ricordo il nome in questo momento, e ha escogitato una modalità per far sviluppare le startup secondo delle metriche. Dice, dobbiamo stare attenti a prendere solo le metriche che servono, perché comunque le metriche costano, sono impegnative sia da prendere a volte. Perfetto. Sia da raccogliere, ma soprattutto da comprendere. Questa è la slide originale, che come vedete è del 2007, ma sembra anche precedente dallo stile. Dice il customer life cycle. Ci sono 5 step che passa un cliente nella sua vita, di cliente. La prima nel nostro prodotto, quindi. La prima è l'acquisizione. L'acquisizione è: un utente scopre che esistiamo, quindi, che ne so, potrebbe essere il sito che atterra sul sito, la persona che atterra sul sito, il visitatore. Dopodiché c'è la fase di activation, quindi l'utente, dopo che è atterrato sul nostro sito, si accorge che quella roba lì è una roba figa e gli interessa, e quindi magari si registra oppure ci lascia la mail per essere contattato, eccetera. Quella è la fase di attivazione. Lui la definisce come la first app user experience. E dopodiché c'è la retention, quindi il fatto che la persona inizia a tornare sul tuo sito. Infine, gli ultimi due sono referral, ovvero la persona racconta a qualcun altro. Ha trovato il suo servizio che è fighissimo, racconta a qualcun altro cosa ha trovato. E poi revenue. La persona inizia a pagarti, quindi inizia a pagare un tuo servizio, cose di questo tipo. L'ordine di queste cose potrebbe cambiare in base al business model e altre robe di questo tipo, chiaramente. Ma non perdiamoci in dettagli. Lui dice, quelle lì sono le 5 step. Io mi metto a misurare delle metriche, 1-2 metriche per ciascuno di questi step, e li tengo d'occhio. Ad esempio, che so, il numero di persone che arrivano sul sito, la percentuale delle persone che si registrano o il numero di persone che si registrano, la retention è quanto, che ne so, il numero di visitatori che sono tornati almeno 3 volte in un mese, quindi possiamo prevedere che sono persone che gli piace il nostro sito e quindi tornano, che so, almeno una volta a settimana. Referral sono quelli che dicono a un'altra persona dell'esistenza di quel sito. Chiaramente, se lo dico a una voce, sarà difficilissimo calcolarlo. Per alcuni casi è molto più facile se ci immaginiamo Dropbox, per cui tu inviti i tuoi amici per potergli condividere i file. Quello lì è un tipico referral, che infatti Dropbox ce l'aveva a stellare. E poi revenue. Quanti abbonati abbiamo, quanti soldi stiamo facendo, eccetera, eccetera. E questo è un funnel. Un funnel, ovvero un imbuto, che è un concetto di marketing, ma molto banale. Ovvero, ci sono, che ne so, 100 persone che visitano il sito, meno che si registrano, ancora meno che tornano più volte, spesso meno che lo dicono in giro, ancora meno che pagano. Come ho detto, magari c'è, cioè, potrebbe essere più di quelli che pagano e quello che lo dicono in giro o cose del genere, ma all'incirca l'ordine torna. E questo ci aiuta molto, perché
Perché immaginate che, che so, avete 100 persone in acquisition, in activation ti diventano 5. È chiaro che gli stadi dopo dell'imbuto puoi serenamente ignorarli, perché non c'è nessuno che si registra, hai un problema da risolvere nel dado di activation, perché se no tanto nessuno vedrà le bellissime funzionalità che stai facendo nel tuo software, se tutti vedono la, la tua home page se ne vanno. Quindi quello che ci indica è che dobbiamo concentrare i nostri sforzi sulla prima metrica che non ci soddisfa. Questa cosa ci aiuta in maniera molto importante a capire bene come orientarci. Vediamolo in un caso pratico. Questo è un progetto invece che ho fatto un anno e mezzo fa, all'incirca. Un altro nome fasullo che ci accompagna. Cartolina SRL, diciamo che è un SaaS, ovvero un software in abbonamento mensile, che ha il primo mese gratis. Quindi tipica cosa, tu ti registri, hai un mese per spedire cartoline in maniera gratuita, per i mesi successivi invece devi pagare. Ok, sviluppiamo qualche mese, andiamo online con la prima versione del nostro software. A quel punto andiamo al planning e parliamo un attimo col cliente che ci dice: ecco, stavo pensando, queste sono le prossime N funzionalità da aggiungere. A questo punto io mi spavento in maniera mortale, dato le mie esperienze precedenti, di ripercorrere tutte le problematiche che ho già visto e provo a cambiare un po' il corso delle cose. Quindi proviamo a prendere un approccio diverso con il cliente. Proviamo a definire delle metriche di delle metriche di business, quindi Pareto Metrics, e ripetiamole assieme ad ogni iteration meeting. Iteration meeting noi lavoriamo tipicamente a cicli settimanali. Ogni settimana ci rivediamo con il cliente, decidiamo cosa sviluppare per la settimana dopo e vediamo se le cose fatte per quella settimana lì vanno bene. Una roba abbastanza semplice. Fino a qui? Ci siete? Ok, quindi proviamo a definire un attimo queste metriche. Quindi, Activation, Acquisition, Retention, Referral, Revenue. AR, quello lì è il motivo di Pirate Metrics. Il verso dei pirati, credo solo per gli inglesi, tante cose. No, non l'ho mai visto. Comunque, acquisizione, numero di visitatori sul sito in quella settimana. Ok, quindi ci vediamo di mercoledì, da mercoledì a mercoledì, quanti visitatori ci sono arrivati sul sito? Quanti si sono registrati? Quanti utenti hanno spedito una cartolina? È quello che abbiamo usato come misura di retention. Non è precisissima in verità, perché non è esattamente un funnel. La gente potrebbe essersi registrata la settimana prima e aver spedito la cartolina questa settimana qua. Però anche partendo dalla prima settimana è un po' difficile capire i dati di retention su periodi più ampi. Quindi è stato un buon compromesso. E referral, non avevamo modo di tracciarlo, quindi l'abbiamo migliorato. Revenue, numero di utenti paganti. Ci teniamo sul facile, poi tanto c'è sempre tempo di complicarci la vita più tardi. Prima settimana, ok, 30 visitatori, 5 registrati, 1 utente che ha spedito la cartolina e 0 abbonati. Quando vedi una cosa di questo tipo dici, tu non hai bisogno di altre funzionalità, tu hai bisogno di un piano di marketing, perché con 30 visitatori a settimana non andrai molto lontano. Quindi questa settimana qua, più che altro, diamo supporto al marketing, quindi che ne so, ci sarà... parliamo di un sito web, quindi che so, c'è bisogno di aiutare a impostare, aiutare il team del marketing a potersi impostare le landing page da soli, mettere il tracking di Facebook, Analytics, AdWords, tutte le robe che tutte le cose che servono a chi si occupa di quel mondo.
Ovviamente, quando parlo di focus della settimana, non dico che necessariamente si fa solo quello. Quella è la priorità più importante. Poi chiaramente ci sarà magari del bug fixing da fare, qualche robettina minore da sistemare, quella roba lì la facciamo rientrare. L'importante è che il nostro obiettivo principale sia la nostra prima priorità. Ok, seconda settimana. Docente istruttori, qua ho messo sotto in un colore leggermente più chiaro i risultati della settimana prima, così riusciamo a stare sul pezzo. Ok, docente istruttori, già un po' meglio, iniziamo a avere dei numeri decenti. Registrati, ci sono stati 10, ma non è che stanno molto bene, perché abbiamo tipo un 5% di registrazioni, c'è qualcosa che non va. C'è qualcuno, abbonati, non se ne parla ancora. A questo punto però dobbiamo un attimo approfondire, perché non ci aspettiamo che ci siano così poche persone che si registrano al nostro sito. Allora iniziamo a capire, guardiamo da Analytics. Scopriamo che i visitatori vanno sulla pagina di registrazione, però poi non compilano la form, per qualche motivo, non fanno l'ultimo passo. E allora ci servono... Ah, questo non ci basta. Allora abbiamo Oxygen Recordings, che per chi non lo conoscesse è un servizio che sostanzialmente ti permette di filmare come se fosse un filmato di come le persone agiscono sulla tua pagina web. Quindi vedi il mouse che si muove, quello che scrivono con la tastiera, eccetera, eccetera. Inaspettatamente, come le persone muovono il mouse sul monitor, è una normalità realistica, puoi capire cosa stanno leggendo, guardando, eccetera, eccetera. Scopriamo che in realtà i visitatori sono distratti da un blocco di roba legale che era stata messa, tipo termini e condizioni, roba del genere, che effettivamente poteva essere compressa un po' meglio, e la gente si spaventava. Perché vedendo un blocchettone di roba legale così, pensavo fosse una roba strana, eccetera, eccetera, e quindi non si registrava. E poi il banner dei cookie. Il banner dei cookie, tipica roba noiosa che si mette alla fine con un plugin a casaccio, l'avevamo messo all'ultimo senza preoccuparci troppo, in alcune casistiche copriva pezzi di pagina che in verità erano importanti. Noi chiaramente non lo vedevamo perché il banner dei cookie la prima volta che lo togli non lo vedi più, noi chiaramente l'avevamo già tolto, quindi come sviluppatori non ci capitava di accorgerci di questo problema. Ok, quindi cosa succede? Due ore di lavoro per sistemare il banner dei cookie, mettere un po' più decente questo blocco regalese, aumentiamo del 20% la registrazione, passiamo dal 5% al 25%. Questa roba qua ha un impatto su ritorno sull'investimento epico, nel senso che capita raramente di avere questi effetti sul business in così poco tempo. Ed è un po' qua che si snoda il tutto. Nel senso, andando a usare le metriche di business e a ricercare dove a livello di business ci sono delle problematiche, possiamo avere degli impatti sul business molto alti con uno sforzo molto piccolo e soprattutto aggredire le parti giuste del nostro servizio che non vanno bene. Perché ci sono alcune robe che è molto più difficile beccare, magari a sensazione uno poteva immaginarlo, dice, boh, forse se lo davi a un esperto di UX diceva sì, in effetti questa forma si può migliorare, eccetera. Però è molto diverso andare a tentativi in tutto il sito da avere qualcosa che ti indica in maniera chiara dov'è il tuo problema. Quindi procediamo. Visitatori, 50, 200 visitatori, 50 registrati. Insomma, i risultati ci sono. A questo punto ci accorgiamo che però la gente entra. Non è che spedisce tante cartoline. Sembra che c'è su un sito in cui devi mandare cartoline,
su 50 persone 40 entrano e non spediscono niente. Mi puzza un po'. Ok, come al solito, una volta che quello ti indica il macro problema, devi un attimo scendere a cercare la causa. Ok, tra le altre cose ho messo tipo una chat di supporto, stile intercom, quelle cose lì che ti appaiono sul sito web. Scopriamo che per una sfortunata omonimia c'è gente che si registra a caso pensando sia un'altra cosa, e anche perché ormai abbiamo un flusso di registrazione che è fatto benissimo, ti registri in un attimo, non te ne accorgi neanche, anche un po' troppo, cioè si registra gente che pensava di ottenere altre cose. Quindi ci accorgiamo che l'activation, come prima happy experience, come prima esperienza in cui tu sei contento, non ci basta conteggiare i registrati, perché c'è gente che si registra ma non c'entra una sega. Quindi ci interessa invece contare a questo punto forse chi si è registrato e manda la prima cartolina. Quelli lì sono quelli che davvero hanno provato il prodotto e sono rimasti soddisfatti. Ok, a questo punto quindi torniamo alla nostra tabella. Le unità sono tornati con dei problemi di prima. Quindi gli usatori rimaniamo abbastanza costanti. Qua non ho messo il numero sotto perché abbiamo cambiato la nostra metrica, la definizione della metrica. Ok, e quindi abbiamo di nuovo un numero qua da sistemare, però quel 7 lì non va bene. Come mai? Ok, rimetto a guardare le registrazioni dei nostri utenti che usano il nostro sito, che tante cose è una delle cose più frustranti che vi può capitare di fare. Vedere i vostri utenti che provano a usare il vostro prodotto, qualsiasi cosa abbiate fatto, è davvero fastidioso. Dovreste urlargli in faccia cosa deve fare. E fortunatamente non ha questa funzionalità, quindi mentre puoi accorgere, gli utenti arrivano, ma non capiscono come mandare le cartoline. C'è qualcosa da sistemare in tutto ciò. Ok, lo user onboarding, ovvero quella procedura che tipicamente quando ti registri ti spiega come usare il servizio, deve essere un po' rifatta. L'avevamo fatta, ma evidentemente non raggiunge il suo risultato. Dobbiamo risistemarla un po'. Però a rifare questa roba qua un po' ci si impiega. E allora facciamo così, iniziamo a far partire questi lavori e poi prendiamo un palliativo, mettiamo. Abbiamo delle persone che si occupano di supporto, mettiamo una mail automatica che ha tutti i registrati, che gli arriva, non so, la sera stessa o il giorno dopo, che dice, ehi, vuoi fare un tour guidato del nostro sito? Ti spieghiamo su Skype come usare il nostro servizio, così capiamo se ti serve. E questa cosa un po' funziona. Iniziamo comunque, possiamo iniziare a migliorare un po' le nostre metriche. Chiaramente non tutti hanno voglia di mettersi a parlare su Skype con il tuo supporto per farsi fare un turbinato della roba. Alcuni non avevano così tanto interesse, quindi i numeri non li alzi più di tanto. Poi fortunatamente i numeri sono ancora piccoli, quindi puoi permettertelo, perché magari se c'erano 200 persone a chiamare iniziava a diventare più impegnativo. E a questo punto c'è una cosa interessante. Parlare su Skype con i clienti tira fuori quali erano le funzionalità che gli utenti cercavano. Perché i clienti parlanti dicono, ah, ma com'è che si fa a fare questa cosa? Magari non ce l'hai sul prodotto. A questo punto tu hai davvero del feedback utile per capire che funzionalità mancano ad alcuni utenti per iniziare a usare il tuo prodotto. Quindi potrebbe iniziare a essere questo un buon momento per buttare dentro nuove feature nel frattempo che si sistema l'onboarding, eccetera, eccetera, o subito dopo che finiamo di sistemare l'onboarding. Ora, questa roba qua
Chiaramente ha delle difficoltà. L'ho raccontata come un flusso così lineare di metriche, obiettivo definito, scelte che prendiamo. Chiaramente ci sono qualche difficoltà in più. La prima, paradossalmente, è definire bene quali sono gli obiettivi di business del tuo progetto, non del tuo progetto, del suo progetto, e questo lo puoi fare e puoi essere integrato in quel discorso se parti dall'inizio. Noi per questo cliente eravamo partiti addirittura riguardando assieme un attimo con degli esperti il loro, un attimo come doveva funzionare il loro business model in maniera molto veloce, eccetera, eccetera. Quindi avevamo ben chiaro cosa volevano ottenere, che numeri gli servivano per riuscire a diventare sostenibili, e avevamo la possibilità di definire assieme a lui momento per momento, settimana per settimana, quali erano le cose importanti da portare avanti, anche grazie ai numeri. E la seconda cosa, che non è banale, è convincere il cliente a lavorare su una cosa alla settimana o una cosa alla volta, che non è mai banale, perché la fretta e la smania di far partire più cose in contemporanea è facile, ma si riesce comunque a starci dietro. Noi, ad esempio, una cosa che avevamo utilizzato per far essere sicuri che si lavorasse su una cosa, su un obiettivo importante a settimana e rimanere focalizzati, era banalmente che noi usiamo spesso Trello, quindi software per tipo Kanban, eccetera, per portare avanti i nostri ticket, le nostre card, come volete chiamarle, e avevamo la colonna in cui c'erano le cose che faremo la prossima settimana. In quella colonna, nel titolo, scrivevamo qual era l'obiettivo di business della settimana, quindi, che ne so, supporto al marketing, oppure migliorare la registrazione, eccetera. Quella roba lì costringe te e il cliente, durante la fase di planning, a definire esattamente un obiettivo, e rende subito evidente se c'è roba che non c'entra un cazzo, che è un attimo che entra, ma è anche un attimo che esce, dato che c'è scritto sopra che qual è l'obiettivo importante che dobbiamo portarci dietro, e lo decidiamo assieme. E questi quindi sono i due principali problematiche che ho avuto. Ma in conclusione, quello che vorrei portare avanti, un discorso che apparentemente i sistemi che mi sono trovato bene a usarle per guidare lo sviluppo di applicazioni, non tutte vanno bene per le pirate metrics. Ci sono casistiche in cui ci sono tante metriche che magari sono legate al mondo offline, per cui è più difficile mettersi a tracciarle, non ti basta Analytics e Hotjar, oppure altre situazioni in cui, ad esempio, ne so, il funnel di vendita è molto lungo. Qua potevamo fare un sacco di prove, anche perché è una roba che da una settimana all'altra vediamo i risultati. Ogni settimana metti la pubblicità, c'hai 200 visitatori nuovi su cui testare le cose, non fossero cavie. Su altri business non è proprio la stessa roba. Impieghi, magari sono business con meno clienti che danno più soldi o altre cose di questo tipo. Ma a me non interessa tanto spingere le pirate metrics in sé, che sono uno dei tanti strumenti. A me quello che interessa è spingere il fatto che ci mettiamo a lavorare per obiettivi di business quantificabili, non per feature o epiche. Perché questa roba qua, come abbiamo visto, è in grado di ribaltare davvero il valore che siamo in grado di portare ai nostri clienti, ai nostri prodotti, ed è in grado di focalizzare davvero i nostri sforzi sulle cose che contano. E sicuramente, anche quando lavoriamo per epiche feature, ci sono dietro ovviamente dei ragionamenti di business, eccetera, eccetera. Però è facile che se c'è qualcuno
di un altro team che ha stabilito, che dall'obiettivo di business ha tirato fuori tutta la serie di funzionalità. Mentre queste vengono sviluppate, magari non si ha così chiaro qual era l'obiettivo originale di cui si sta parlando, anzi molto spesso è completamente opaco, e quindi il fatto che si perdano per strada dei dettagli importanti, oppure che ci focalizzi solo sull'aggiungere altre funzionalità a prodotti senza curare di risistemare quei problemi che magari sono giganti in cima al funnel e ci impediscono di migliorare, io credo proprio che si ribalta un sacco di dinamiche questa cosa. E un altro insegnamento interessante, appunto, puoi migliorare il tuo prodotto in 100 modi, non solo aggiungendo feature, compreso non solo toccando il codice, quando cambi il processo di supporto, mandare una mail in automatico e far chiamare robe, a livello tecnologico non c'è niente praticamente, è tutto un processo aziendale, ma che può aiutare il tuo business. E infine, non è facile sempre capire quali sono le metriche importanti per il tuo business. Lean Analytics è un libro che si occupa sostanzialmente di questo. Lean Analytics ha una sua metodologia, parla anche in qualche pezzettino di Parametrics, ma soprattutto per tanti tipi di business model, da che sia un marketplace, a che sia un software in abbonamento, a che sia un'applicazione mobile, c'è anche alcuni settori precisi, ti dà alcuni consigli. Carino, perché sono divisi per capitoli queste robe, quindi volendo ti prendi il libro, ti leggi il capitolo che interessa a te, 10 pagine, e hai capito cosa potrebbe esserci di importante nel tuo business da tenere d'occhio. Infine vorrei chiudere con una citazione di Goico. E dice: come comunità di sviluppatori abbiamo imparato molto come migliorare a sviluppare e testare il nostro software negli ultimi 10-15 anni. Quindi per molti team in questo momento il problema principale è cosa arriva nella pipeline, cosa ci troviamo a dover sviluppare, perché spesso quello è la problematica attuale, quindi il fatto che le cose che arrivano nella pipeline da sviluppare, quello che essenzialmente ci viene dato da fare in maniera molto grezza, non è la roba che è più utile per noi e per il business. Grazie. Io ho subito una domanda. Vai. Volevo chiederti, secondo te questo tipo di approccio può essere applicato a vari prodotti di varie scale o a, diciamo, un riferimento abbastanza preciso? Hai un riferimento in testa che stai pensando? No, no, no. Mi stai nascondendo? No, 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 no. Forse in secondi, quindi dico no. No, c'è... Tu... Allora... Questo metodo, allora tu dici, intendi le Pirate Metrics o intendi, diciamo così, intendi le Pirate Metrics? Sì. Ok. Le Pirate Metrics in verità si possono usare anche su robe piuttosto ampie. Chiaramente ti danno una grana grossa, quindi ti indicano un'area in cui devi intervenire, dopodiché devi andare in profondità. Allora, sicuramente sono nate per startup, quindi cose che nascono piccoline. In verità, io credo che anche business abbastanza ampi ci puoi guadagnare molto da una roba di questo tipo qua. Per intenderci, ora, quali possono essere le differenze di bisogni in una situazione più grande? Può essere che magari hai un prodotto variegato, hai più business model, magari effettivamente ti conviene monitorarne
una alla volta queste cose, sì. Scomporre magari, se il prodotto è grosso, scomporlo in... Sicuramente se il particolare viene venduto in maniere diverse o a target diversi, eccetera, sicuramente scomporlo ci può stare. Allo stesso tempo in un'azienda grossa con tanti prodotti o un prodotto composto da tante parti, mi aspetto che siano anche più team che se ne occupano. Quindi orientativamente mi aspetto che il team possa occuparsi del proprio prodotto assieme a tutte le persone che servono. Chiaramente in aziende grandi, per applicare una roba di questo tipo qua, si parla di team cross-funzionale, quindi assieme al team deve esserci chi si occupa, cioè assieme agli sviluppatori nel team deve esserci anche, che so, magari quello del marketing, quello che si occupa di altre cose che c'entrano, è importante includere. Quello è... Noi in questo progetto avevamo un team che era composto quindi sia da noi che da quelli del marketing, sia user experience, sviluppatori, e eravamo a diretto contatto con il CEO della startup più il resto dell'azienda, che comunque era piccolina, no? Tipo 5-6 persone. Però secondo me è anche molto importante essere a diretto contatto con il vertice della tua azienda, perché parlare di queste cose sono cose molto legate ai temi economici e di valore. Se parli con lui è facile che capisca questa cosa, cioè se dici ti trovo qual è il motivo per cui non stai guadagnando soldi con dei numeri, è difficile che uno ti dica no, ok? Se tu parli in un'azienda in cui tu sei a contatto con il capo dell'IT, che la sua responsabilità è magari solo quella di consegnare software affidabile in tempo, che non ha particolare interesse diretto a fare in modo che il software faccia davvero soldi o faccia al massimo dei soldi che può fare, chiaramente non è molto interessato a queste cose. Però diciamo che... Sei stato chiaro, grazie. Invece in relazione alla scelta dei tool e l'inserimento di tool, in parte mi hai risposto alle ultime affermazioni, però penso che introdurre anche delle misurazioni o far adottare, far capire al cliente quanto sia utile adottare quel misuratore o quella soluzione sia una delle problematiche da adottare, anche perché eventualmente poi devono essere mantenute e devono essere considerate parte del processo. Allora, in realtà se ne guardiamo le nostre metriche che abbiamo qua, ti dico che questa te l'ho fuori da Analytics. Google Analytics è gratis, se il cliente non ha particolari esigenze di, non so, estrema privacy, estrema sicurezza, ma tipicamente non trovo nessuno che si oppone a queste cose, a parte un caso particolarmente raro. Oppure prendermi questo dato, quel dato, sono tipo tre query di SQL. Per cui tipo tipicamente mi impiego 10 minuti a tirare fuori questo dato. Non ho avuto questa difficoltà. L'unica cosa che ho dovuto... Cioè, quindi mi dà Analytics, cioè, quasi non glielo chiedo al cliente, cioè, glielo chiedo e dico, ehi, vuoi mettere Analytics come fanno tutti gli altri, vero? Mi dirà sì, e insomma, posso. Hotjar, che dà, quello sì, è un software a pagamento, ma una tariffa comunque che è assolutamente irrisoria rispetto ai costi di sviluppo di un prodotto. Non so, ipotizziamo, non so, 100 euro l'anno, non so, magari 300 euro l'anno, però non sono di quelle cose che mi trovano un freno da parte del cliente. La cosa bella proprio di Paradigmatics, secondo me, è proprio legata a questa cosa qua. Cioè, noi riusciamo a aggiungere delle misure con dei costi bassissimi e quindi riusciamo a fare un processo guidato dai dati
senza tutto il costo che tipicamente fare un processo operatore dei dati ti porta. E il grosso del costo, in verità, è nascosto, è capire cosa cazzo dicono i dati. Perché appena ti metti a misurare, ti accorgi che ci sono variazioni che non ti tornano, che ok, questa settimana c'è andata peggio, sì, ma era Natale, oppure tutte cose di questo tipo. Oppure sì, è gennaio, e gennaio è un mese che per questo business è particolarmente florido, perché, che ne so, è legato all'anno, quindi la gente se lo prende tipicamente a gennaio, o cose di questo tipo. Quindi c'hai tutta una serie di variazioni del mondo reale da tener conto. Se ne hai poche, riesci ancora a starci dietro. Se ne hai tante, sbarelli, secondo me. Oppure passi le tue giornate a capire cosa stanno dicendo i dati. O paghi qualcuno. O paghi qualcuno. Però è difficile, perché sono tanto contestuali al tuo mondo stesso. Sì, faccio. Non è una domanda, ma un'aggiunta a quello che stai dicendo, perché sui miei clienti più grandi, quel che vedo effettivamente è spezzare processi. Non le chiamo business, però tutto il tempo, su un cliente abbiamo un flusso di registrazione che è composto da 6 step. Cioè l'utente si trova in 6 stati. Questa catena di stati viene costantemente monitorata, e cioè perché c'è un general manager dall'altra parte che vive su, immaginando questi dati qua, e ovviamente dove ci sono delle variazioni noi dobbiamo dare una spiegazione sul perché c'è un 5% in più o in meno, ma cosa è successo qua, cosa avete fatto. Come questo ci sono tanti altri. Alla fine, appunto, portato form di registrazione per vari passi è tipico altro funnel. Sì, però, man mano. Però ad esempio su un progetto dove ad esempio c'è questa, chiamiamola pipeline di stati di un utente, questa è una roba macroscopica che magari ce l'hanno, ma che non viene calcolata in modo che tu vieni calcolata sommando l'output delle altre lì. Spostare, sì. Riesci poi a stare dietro a metriche ancora più precise, perché hai persone dedicate a singoli pezzi. Ma quello che tendo da fare è raccogliere il dato proprio granulare e poi su quello che è ci siamo. L'altra cosa molto curiosa di lavorando sulle metriche del business, al posto che sulle feature, è il fatto che si prevede il fallimento. Quando tu devi sviluppare feature e nessuno controlla il loro effetto sul business, o nessuno nei paraggi, sostanzialmente non si sa mai, o si sa poco, quanto quella feature ha davvero impattato sul suo obiettivo originale. E sta roba qua è molto... cambia tanto. Perché vedi a volte, in aziende magari un po' più grosse, eccetera, progetti che partono, perdono il loro significato durante i mesi, arrivano alla fine e non ottengono nulla, ma non è così palese e non si ammetterà mai, perché tanto nessuno è interessato a scoprire che abbiamo impiegato 12 anni uomo a fare una stronzata. Mentre se lavori a obiettivi piccoli e legato da obiettivi di business, dici: oh, questa settimana ci abbiamo provato, ma non ce l'abbiamo fatta. Non era quello il motivo per cui le robe sono andate male. Ovviamente qua era tutto molto bello nella storia. Ovviamente quelle settimane lì non sono 5 settimane, sono su un periodo di tempo più lungo. Un periodo di tempo più lungo aveva avuto anche problematiche magari a capire qual era la scelta da fare, i dati, eccetera. Ma in questo periodo più lungo intanto il business continuava a investire sull'acquisizione o... Cioè questi 200 visitatori che poi visto dopo la terza settimana è costante su 200. Venivano comprati, verità, venivano... Sì, avevamo comprati. Non costava tanto tirare dentro. Era un business con un mercato piuttosto ampio, quindi tirare dentro nuovi clienti costava abbastanza poco. Avevamo tirato dentro comunque anche un team di...
esperti di marketing, per quanto in verità hanno migliorato tanto all'inizio, poi dopo i loro miglioramenti sono rimasti un po' più costanti. Quello che sarebbe interessante è avere una base dati abbastanza corposa di questo tipo di metriche ponderata su cost of acquisition, quindi sul costo di acquisizione dell'utente, capire sì. Poi se c'è qualche, non so, correlazione o ancora meglio per il settore merchant. Sì, sì, sì. Intanto ti arriva un roba interessante perché poi ti accorgi che in questa situazione qua per avere due abbonati hai tirato su una pubblicità per 1000 persone che arrivavano, quindi i costi di acquisizione quella delle persone, quei due lì, ciao, tipo non so, 1000 euro a testa, tempo, cioè ti danno tanto tempo a morire. Però sì, ci sono un sacco di altre informazioni di questo tipo entro utili. Domande. 9:20, mi sa che siamo pronti. Sì. Sì, sì. Grazie. Abbiamo già una data per il mese di aprile che è il 5, però ci vediamo al Talent Garden di Via Merano. E anzi, a tal proposito, se qualcuno di voi vuole proporre dei talk, noi abbiamo ancora gli slot liberi, quindi se vi va, siete benvenuti. Poco, sì, sì, io ci impiego poco a trovarlo. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao. Sparite la barra degli strumenti. Anzi.